Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi nuovo video dedicato in collaborazione con Shane, dedicato al Cyber Monday. Come immaginate, ci saranno delle offerte spaziali, quindi incredibili, con sconti fino all'85%, quindi ora più che mai conviene acquistare. Ho ricevuto 10 articoli di abbigliamento, ma non solo, anche infatti è bellissimo. Infatti oggi vi mostrerò anche, ecco qui, 4 articoli che potete trovare nella sezione casa di Shane, che è ricca di oggetti imperdibili. Come per l'abbigliamento, ogni giorno vengono aggiunti tantissimi nuovi prodotti e costa tutto pochissimo, quindi vi anticipo che è molto forte, almeno inizialmente, la tentazione di acquistare tutto. E con il mio codice, che per questa campagna è SGF7991, comunque lo trovate giù nell'info box, potete usufruire di uno sconto extra del 15%, quindi assolutamente dovete fare un giretto su Shane, troverete sicuramente qualcosa che vale la pena acquistare. Cominciamo quindi con i 4 articoli che potete trovare nella sezione casa. Innanzitutto ho scelto questo, che è un accappatoio, sì vabbè ce la possiamo fare, è un asciugamano avvolgente per il corpo in microfibra, l'asciugatura rapida e regolabile. Lo trovate in tantissimi colori, io ho scelto questo sofisticato rosa antico polveroso, che si chiama Ash Rose. È disponibile solo in taglia unica, ma è assolutamente regolabile perché ha una chiusura, è dotato di una chiusura, quindi a strappo con velcro, e poi ha anche 2 bottoni che vediamo dove sono, sì, ecco qua, il secondo è qui dentro, e quindi insomma veramente è utilizzabile da taglie diverse. La cosa fantastica è che sul retro ha un elastico che praticamente lo mantiene in posizione, quindi lo tiene fermo. Finalmente un asciugamano che non tende a cadere, direi che è un sogno che si avvera, ed è un prodotto perfetto per chi come me odia l'accappatoio. A me vanno tutti enormi e oltretutto mi intralciano nei movimenti, mentre questo è veramente comodissimo e poi super pratico, occupa poco spazio, quindi è perfetto a casa ma anche da portare in palestra o in vacanza. È rifinito alla perfezione, è soffice, quindi è avvolgente ed è bellissimo esteticamente. Io sono poi innamorata di questo colore, quindi non vedo l'ora veramente di indossarlo. Secondo me è fantastico anche come idea regalo e non è molto corto, avevo dimenticato di dirvi, perché arriva insomma a me, sono alto 1,65 m, arriva praticamente appena sopra il ginocchio. Un'altra cosa che volevo dirvi è che trovate l'asciugamano a turbante per i capelli da abbinare, il mio è già in viaggio, l'ho infatti acquistato subito dopo aver ricevuto questo prodotto, che vado a posizionare da qualche parte per continuare. Insomma, sono articoli come vedete abbastanza voluminosi. Continuiamo con questa, che è una coperta tie dye in peluche shaggy, quindi arruffato, che è disponibile in 3 misure. Io ho scelto quella che ho scelto io, è 130x160 cm. Il lato posteriore della coperta, come vedete, è tutto in velluto rosa. Ora io non so veramente descrivervi la meraviglia di questa copertina, vi dico solo che Iris appena l'ha vista mi ha detto: mamma, questa la uso io il pomeriggio per sul divano, insomma, per vedere l'iPad. I colori sono vividi e vibranti, veramente mette di buon umore, io poi sono avuto sempre, ho il debole per questa fantasia, quindi per la fantasia tie-dye, che è veramente super moderna, giovanile e bellissima, veramente una coperta che insomma mette di buon umore. E poi un'altra cosa importante che volevo dirvi, che è veramente una nuvola, è di una morbidezza assoluta, quindi qualcosa di fantastico. Io l'ho amata proprio da quando l'ho tolta dalla confezione. A questo proposito, arriva sotto vuoto, ovviamente per non occupare molto spazio, perché è veramente abbastanza voluminosa, come potete vedere. Comunque è perfetta come coperta per coccolarsi nelle giornate fredde, quindi è impreziosisce ogni ambiente proprio con un tocco di colore. Terzo articolo che ho scelto, anche questo è abbastanza voluminoso, si tratta infatti di un tappeto, vediamo se riesco a non uccidermi col tappeto. È un tappeto in peluche grigio, quindi monocromatico, ed è un tappeto che trovate invece in questo caso in 2 dimensioni. Io ho scelto quello 80x160 cm. È vero che è grigio, però non ha un colore come vedete uniforme, ma è sfumato, non ha 50
sfumature di grigio, però ne ha diverse. Il materiale è sempre 100% poliestere, è un tappeto che non è molto spesso, però è morbidissimo e poi è super super leggero, veramente una piuma, e poi è veramente ben definito, ha infatti un bordo, come vedete, argento, in tessuto grigio argento, che quindi lo percorre su tutto il perimetro, ha questi angoli arrotondati e, cosa importantissima, sul fondo è antiscivolo, quindi non limita la possibilità di cadere, quindi di scivolare, di cadere, di farsi male, e poi non è un tappeto che tende a spostarsi praticamente continuamente. Io l'ho scelto per utilizzarlo come scendiletto, l'ho provato nella mia stanza e ci sta veramente benissimo. Per quello che costa, meno di 15 euro a prezzo pieno, fa veramente una splendida figura. Io poi ho anche le pareti di questo colore, insomma, quindi ci sta benissimo, e oltretutto amo questo colore, questo grigio così chiaro, che è un neutro veramente molto molto elegante, e già immagino poi il piacere di poggiarci sopra i piedini. Proseguiamo con il quarto articolo, eccolo qua, è un altro gioiellino, è un cuscino decorativo tondo in velluto plissettato grigio, che trovate anche beige, ha un diametro di 35 cm, è rivestito quindi in velluto abbastanza spesso e morbidissimo, e poi è quindi tondo, tutto plissettato, e come particolarità, diciamo, ha questo bottone tondo, quindi al centro, da entrambi i lati. Anche questo arriva sotto vuoto, quindi non si rovina durante il trasporto. Devo dire che questo articolo mi ha superato le mie aspettative. Io lo trovo molto elegante, rifatto veramente bene, insomma, fa una splendida figura anche questo. Io l'ho provato, insomma, sta benissimo sia sul letto che sul divano, dà veramente un raffinato tocco vintage all'ambiente. La prima volta che provo un cuscino Shane, e sicuramente ne prenderò altri, provatene uno e poi, insomma, mi saprete dire. Anche bello spesso, insomma, veramente un ottimo prodotto, quindi straconsigliata la linea casa di Shane, anche per quanto riguarda accessori e utensili da cucina. Trovate veramente delle chicche, dei prodotti difficilissimi da reperire a prezzi assolutamente irrisori. E ora cambiamo stanza, così passiamo all'abbigliamento. Cominciamo con questo maglioncino fucsia con spalle cadenti, che indosso nella taglia XS, quindi sicuramente vi consiglio una taglia in meno. Il tessuto è 100% acrilico, ma è veramente molto morbido, molto caldo e anche, devo dire, molto elastico. Io adoro il colore, questo fucsia così audace, vivace, vibrante, molto di tendenza in questo periodo. Il modello direi è essenziale, perché ha quindi queste spalle cadenti, scollo a girocollo, tessuto liscio con polsini, collo e orlo sul fondo, invece con lavorazione a coste. È un maglioncino molto carino, e ho fatto anche la rima, realizzato con un materiale morbido, quindi piacevole da indossare, il filato non punge e non graffia. È un modello, per quanto riguarda il modello, come vedete è leggermente oversize, nel senso che non è aderente, insomma, è leggermente bombato sulla parte, sul punto vita, e quindi nasconde anche eventuale pancetta. A me piace molto, infatti l'ho già acquistato anche in beige, ma lo trovate, insomma, anche in tanti altri colori interessantissimi, rosso, blu, verde, verde brillante, insomma, rosa chiaro, insomma, veramente un maglioncino disponibile in tanti tanti colori. E poi ho scelto i pantaloni che indosso, che sono pantaloni invece aderenti in similpelle a vita alta con bottoni frontali. Ho scelto la taglia XS, e comunque sono leggermente larghi in vita, quindi anche in questo caso vi consiglio di scegliere una taglia in meno. In realtà non sono pantaloni in similpelle, ma in tessuto spalmato, quindi un tessuto su cui è stato applicato sopra un strato, diciamo così, sottile di materiale plastico, perciò hanno l'effetto pelle mantenendo la tramatura tessile. Per quanto riguarda il modello, sono quindi a vita alta con passanti in vita, hanno la particolarità quindi di avere frontalmente questi 5 bottoni in metallo, quindi neri, lisci, 2 tasche
laterali, hanno anche due tasche sul retro e poi scendono aderenti quindi fino al fondo della gamba. Questi pantaloni, cosa importante, all'interno sono felpati, quindi hanno un tessuto leggermente, diciamo così, una specie di vellutino, quindi sono assolutamente caldi, adatti anche alle giornate fredde, e poi la lunghezza è perfetta, io sono circa 1,65 m, mi arrivano proprio alle caviglie, quindi possono essere indossati sia con sneakers che con scarpe e con i tacchi. A me piacciono molto per tutti i giorni questi pantaloni, sono sicuramente grintosi e anche comodi da indossare perché il tessuto è elasticizzato, stanno benissimo secondo me con maglioncini dei colori vivaci come questo che indosso, e anche in questo caso è un articolo che trovate in tantissimi colori: marrone, verde militare, bianco, bordeaux, e c'è anche un originale e super trendy color argento. Ho piazzato cuscino grigio e copertina colorata di Shane già sul suo divano preferito, così oggi quando torno da scuola Iris è stracontenta. Comunque continuiamo, quindi cambiamo completamente genere, con questo abito maglione fucsia con scollo quadrato, manica raglan e spacco sul retro. E ho scelto questa volta la taglia S, non la XS, e ho fatto bene perché come vedete ci entro a malapena, quindi in questo caso è un abito, un articolo che non ha una vestibilità abbondante, quindi scegliete la vostra taglia. Lo trovate in tanti colori, io sono andata sul fucsia, ho sposato in pieno quest'ultima tendenza, quindi la tendenza Barbiecore. Il materiale è un materiale che è praticamente per lo più viscosa, con un po' di poliestere e poliammide, super morbido, abbastanza caldo, avvolgente e come vedete assolutamente elastico. Il modello è semplice perché ha quindi questo scollo quadrato, maniche raglan. A rendere particolare il modello abbiamo questa lavorazione a coste oblique a livello del seno, e poi uno spacco quindi sul retro che è abbastanza alto, non so se riuscite a vederlo, comunque uno spacco che lo rende anche sexy nella sua semplicità. Secondo me è un abito che veste bene, comunque ben fatto e ben rinfinito, fa una bella figura addosso, e anche la lunghezza a me piace perché comunque arriva diciamo a metà gamba. È un abito sicuramente super femminile, ma nello stesso tempo anche comodo da indossare perché il tessuto si adatta perfettamente al corpo, perciò se cercate un abito in maglia nel colore del momento vi consiglio di prenderlo in considerazione, c'è questo fucsia che è davvero top. Continuiamo con questo abito in maglia dolce vita beige in poliestere riciclato. Questo colore viene descritto come albicocca, io in realtà lo vedo beige e anche melange perché nel filato sono presenti fibre di colori diversi. Il materiale è quindi per lo più poliestere riciclato, utile quindi perché contribuisce a dar vita, a dare una seconda vita insomma a materiali che non sono biodegradabili, ed è un tessuto quindi con lavorazione a coste di buona qualità, veramente super super morbido, spesso, caldo e anche abbastanza elastico. Ora praticamente io ho scelto la taglia S, che è la più piccola disponibile, è un po' grande per me, insomma fa un po' il perfetto sacco, però mi piace, devo dire la verità, perché è proprio così il modello, sta così anche alla modella sul sito, e mi piace, vi dicevo, perché comunque sembra proprio un maxi maglione, quindi è veramente super comodo, super casual, è perfetto quando si ha desiderio di indossare un abito ma non fasciante. Per quanto riguarda il modello, ha spalle cadenti, collo quindi alto e voluminoso, un taglio dritto, queste maniche che sono lunghe e anche larghe perché senza polsino praticamente sul fondo, e non è assolutamente corto perché arriva proprio appena sopra il ginocchio. Secondo me con calze pesanti e stivali è un bellissimo abito per la stagione fredda. Se vi piace il genere, questo ve lo consiglio senza ombra di dubbio. Poi ho scelto un'altra variante sul tema, io in inverno li uso parecchio gli abiti in maglia, questo è nero quindi è aderente a costine con colletto. Ho scelto la taglia S ed è leggermente grande, quindi in questo caso se siete indecise tra due misure scegliete quella più piccola. Il materiale è 100% acrilico ed è molto morbido, molto elastico, è piacevole proprio da indossare, in questo caso però non particolarmente caldo.
Per quanto riguarda il modello, come vedete, quindi collo a polo, questi bottoncini in tinta fino ad una certa altezza, è aderente ma assolutamente senza costringere, anzi, come vi dicevo, per me forse anche leggermente largo in vita, però insomma non dà fastidio, sicuramente non è un abito che segna. E poi mi ha colpito la lunghezza, perché è parecchio lungo, arriva praticamente quasi alle caviglie, e a me piace molto, insomma, nella sua semplicità. Insomma, è molto semplice, ma è un abito comunque che fa una bella figura, e poi è estremamente versatile. Questo si può utilizzare in tante occasioni e in tantissimi modi diversi. Per esempio, in questo momento si utilizzano tanto, si usano tanto, sono molto di tendenza i gilet trapuntati, imbottiti, in tweed, in pelliccia ecologica, e quest'abito secondo me è perfetto come capo da utilizzare, quindi appunto come capo base. Quindi per me, io lo sfrutterò tantissimo, e per me è sicuramente promosso. Continuiamo con questo blazer in velluto stropicciato champagne che indosso nella taglia XS, quindi sicuramente vi consiglio per questo capo una taglia in meno. E come vedete, ha un collo con revers, ha spalline imbottite, è rivestito e foderato internamente, ha due tasche laterali con patta, taschino sul petto, e si chiude con bottoni tondi, quindi in plastica cammello, che ritroviamo anche sul fondo delle maniche. Ha un taglio dritto ed è abbastanza lungo. Il colore mi piace tantissimo, lo trovo estremamente raffinato, e poi mi piace tanto anche questo effetto stropicciato, che lo rende sicuramente meno impegnativo e crea poi giochi di luce che movimentano la tinta unita. Tra l'altro è comodissimo da indossare, perché insomma il velluto lo rende comodissimo da indossare, perché praticamente è più o meno come indossare un cardigan. Il tessuto è 95 poliestere, 5 spandex, ed è un tessuto sicuramente estremamente morbido e anche fluido, ma comunque abbastanza spesso, caldo e non elastico. È un blazer sicuramente classico, elegante, ma nello stesso tempo originale, comunque diverso, contemporaneo, perfetto per completare un outfit total black, ma anche sul beige, panna. Io insomma sono veramente ultra soddisfatta anche di questa scelta. Continuiamo con questa giacca biker beige con interno in pelliccia sintetica. Un capo questo, inizio subito col dirvi, che è quasi sempre sold out, quindi senza dubbio è un articolo che piace molto. Io ho scelto la taglia S, che è la più piccola disponibile, che per me è sicuramente grande. La sento molto grande, insomma, sulle spalle, e è anche lunga parecchio di maniche, come vedete, perché appunto le mie mani si vedono praticamente a malapena, quindi ci vuole sicuramente per me la taglia XS, ma non c'è, quindi questa è considerata, insomma, che è la taglia più piccola disponibile. Il materiale è 100% poliestere tipo scamosciato, ma poi ha anche degli inserti in pelle sintetica in un beige leggermente più scuro. È veramente, mi piace molto questa combinazione di materiali. Per quanto riguarda il modello, ha una, come cavolo si dice, certe volte mi sfugge, ha questo collo praticamente con risvolto, con ampio risvolto, ecco qua. Ha poi una cerniera, quindi si chiude con zip frontale argento, ha due tasche laterali oblique, cinturini praticamente sui polsi, cinturini con bottone a pressione anche sul fondo, e poi doppio cinturino regolabile sul collo, taglio dritto, e come vedete è abbastanza lungo, insomma lunga questa giacca biker, perché arriva praticamente più o meno a metà coscia. Che dire, indubbiamente è un capo modaiolo, giovanile, grintoso, e anche caldo, molto caldo direi, avvolgente, quindi perfetto per completare i nostri outfit invernali di tutti i giorni. Io amo le giacche biker, quindi questa mi ha colpito subito, mi ha catturato subito la mia attenzione per questo colore, questo beige estremamente raffinato. Per me sicuramente è un po' abbondante, però il capo merita, quindi assolutamente consigliato anche lui.
Lo so, ho esagerato con il fucsia, però a questa giacca non ho proprio saputo resistere, quindi ho scelto questo blazer in tweed fucsia doppio petto con bottoni gioiello che indosso nella taglia S, quindi in questo caso ha una visibilità un po' abbondante, però sinceramente così non mi dispiace affatto. Ora, il tessuto è 95% poliestere, 5 spandex, un tessuto di media pesantezza. Per quanto riguarda il modello, a collo con risvolto delle spalline imbottite e foderata internamente con tessuto nero, ha due tasche laterali compatta, chiusura quindi a doppio petto con questi bottoni dorati decorati in stile vintage. Ha un taglio dritto, assolutamente non aderente, una vestibilità quindi ampia e comoda ed è abbastanza lunga. Ora, praticamente è una giacca questa che trovo veramente spettacolare, a partire dal colore. Questo fucsia in questo caso è caldo, vivace, femminile, dinamico, che dona proprio immediata vitalità. I bottoni dorati donano un tocco chic. È una giacca estremamente versatile, adatta quindi sia per completare outfit casual che formali. Vi assicuro che è ben definita, non ha nulla da invidiare alle giacche di Zara. Io ho intenzione di indossarla quest'anno, il giorno di Natale, al posto del classico blazer rosso. Quindi, se vi piace il genere, per me questa è una giacca promossa al 100%. Continuiamo con questo set in tweed bianco e nero, composto da giacca corta e gonna con bottoni frontali. Indosso la taglia XS, stavolta la misura è veramente perfetta, anche la gonna in vita, che è una specie di miracolo. E lo trovate anche per quanto riguarda il colore, sul rosa, sul bianco, sul beige. Io sono andata sul classico nero. Il tessuto è poliestere, è di media pesantezza e non elastico, abbastanza morbido, e devo dire che il tessuto mi piace molto, sia perché amo l'accostamento bianco e nero, ma poi, cosa che non si vedeva sul sito, è impreziosito da dei fili in lurex che donano un tocco di luce assolutamente piacevole. E questo è un completo sicuramente molto femminile, attuale e anche, a mio avviso adatto alle giovanissime. Ora, la giacca è corta, come vedete, è senza collo, ha un taglio abbastanza ampio, diciamo, sul fondo, e si chiude con questi bottoni gioiello dorati, sempre decorati in stile vintage, identici alla giacca fucsia che abbiamo visto prima. La gonna è a vita alta, si chiude con zip sul retro e sulla parte frontale, insomma, diciamo che ha questi bottoni dorati, come vedete, sempre gli stessi, che sono in questo caso solo decorativi, e poi ha un taglio leggermente svasato sul fondo e anche leggermente asimmetrico. È una gonna corta, insomma, quindi deve piacere il genere. Io sono abituata ad indossare gonne mini e pantaloncini, quindi mi piace molto ed è un completo che ha sinceramente superato le mie aspettative. Veste bene, ha un ottimo materiale, ben rifinito, è un completo bon ton, dallo stile raffinato, che fa sempre comodo avere nell'armadio, anche perché i due pezzi sono estremamente versatili e sfruttabili anche separatamente. La gonna sta benissimo, forse anche meglio con un maglioncino nero, e la giacca è fantastica con dei pantaloni a zampa che si usano tanto in questo momento. Quindi per me questo è un set da assolutamente da mettere nel carrello. E infine ho scelto quest'altro set composto da camicia lunga e gonna corta con stampa a quadri. Indosso la taglia XS, diciamo che la vestibilità è un po' abbondante, però non dà fastidio. La fantasia, per quanto riguarda la fantasia, lo trovate anche quindi con stampa a quadri sul blu e sul rosa. Io ho scelto questa versione sul beige e marrone, quindi accostati al bianco e al nero, anche per cambiare il tessuto. Mi piace moltissimo la fantasia a quadri, è un evergreen che non stanca mai. Il tessuto è 95 poliestere, 5 spandex. Come vedete, penso si veda, è un tessuto proprio tipo flanella, quindi morbido, pesante, caldo, adatto all'inverno e non elastico. Per quanto riguarda il modello, la camicia ha spalle cadenti, colletto appunto a camicia, una tasca quindi sul petto, si chiude con bottoni tartarugati che sono presenti anche sul fondo delle maniche, ha un taglio assolutamente dritto
ed è parecchio lunga perché praticamente arriva, come vedete, quasi alle ginocchia e ha poi un taglio dritto sul fondo. La gonna è iper semplice, è una gonna a vita alta che si chiude con zip sul retro e ha un taglio praticamente dritto ed è abbastanza corta, però non è assolutamente un problema perché, come vedete, la camicia è abbastanza lunga, è parecchio più lunga della gonna, quindi copre bene. E devo dire che mi piace molto questo accostamento tra camicione, quindi oversize, e gonna corta. Diciamo che la gonna io da sola non la indosserei mai, perché non so se lo vedete, per me è comunque un po' grande, sia in vita che sui lati, insomma resta proprio la gobbetta, però con la camicia sopra non si vede il difetto, diciamo così, il problema, e l'effetto nel complesso mi piace molto di questo completo. A parte la fantasia, come vi dicevo, è un completo secondo me classico, ma nello stesso tempo anche originale, perfetto per le giornate invernali, quindi come vedete molto casual, comodo, praticissimo, facile da indossare, e la camicia è sfruttabilissima anche su un paio di jeans, quindi personalmente molto soddisfatta anche di questa scelta. E fatemi sapere comunque cosa ne pensate dei capi che ho scelto giù nei commenti, e ovviamente non dimenticate di sfruttare il mio codice sconto per i vostri acquisti per il Cyber Monday, quindi su Shein. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima.